Un palo, un gol sul rigore e un assist per il nemico Perisic. Si è ripresentato così Mauro Icardi in campo con la maglia dell'Inter nella vittoria dei nerazzurri contro il Genoa. Migliore in campo il numero 9 e il giorno dopo sono tanti i processi per il caos che si è creato negli ultimi due mesi e che ha rallentato molto la stagione della squadra di Spalletti. La Roma non riesce più a vincere, ma Nicolò Zaniolo continua a crescere. Altro gol per il classe 99 che ha poi spaventato i tifosi giallorossi parlando del suo futuro, salvo poi rettificare e chiarire le sue parole, aiutato anche dal padre Igor. Andrea Belotti, due gol e un messaggio a Roberto Mancini. Decisivo il gallo nel successo del Torino contro la Sampdoria e sfida a distanza con Quagliarella, vinta nettamente. I Granata sognano l'Europa, il capitano spera di tornare presto a vestire la maglia azzurra della nazionale. Buonasera, ben ritrovati al TMV News, edizione dedicata soprattutto alla Serie A, ma ci sarà anche una finestra sul calciomercato, in particolare per quel che riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo. Buonasera a Raimondo De Magistris. Ciao Lorenzo, buonasera. E a Pietro Lazzarini. Buonasera a tutti. Raimondo, partiamo dalla notizia della giornata, ovvero il rientro, la giornata di ieri, il rientro in campo di Icardi. Un palo prima, un gol mangiato, lo possiamo dire, poi il gol sul rigore. Personalità, perché non è facile andare a battere un rigore in questa situazione, l'assist per il nemico Perisic, insomma, meglio di così Icardi non poteva ricominciare. Assolutamente, ma non sono mai state messe in discussione le qualità di un centravanti che a quest'Inter serviva come il pane ed è mancato tantissimo negli ultimi due mesi. Non ce ne voglia Lautaro Martinez, che è un buon centravanti, che può diventare un ottimo centravanti, forse anche un campione, ma ad oggi Icardi è di un altro livello, lo diciamo e lo ripetiamo da mesi, è uno dei migliori numeri 9 in giro per l'Europa, e quindi per l'Inter è stata un'assenza molto importante, un giocatore che sicuramente darà qualcosa in più in questo rush finale. Del resto l'abbiamo visto anche nell'ultimo match di campionato con la Lazio, dove l'Inter non ha fatto male, attaccato per tutto il secondo tempo, mancava proprio il centravanti, mancava colui che la buttasse dentro, il numero 9. Ieri non è stato così, è vero, ha sbagliato un gol che Icardi solitamente non sbaglia, colpendo il palo, però non era semplice lì trasformare quel rigore e presentarsi sul dischetto. Invece con personalità Mauro Icardi l'ha fatto, giornata per l'Inter quasi perfetta, perché poi il comportamento dei tifosi, magari ci torneremo lì, la decisione di non esultare dopo il gol di Icardi, segnale evidente che la frattura non si è ancora ricomposta. Di Icardi e dell'Inter ha parlato ai microfoni di Monte Carlo Sport Mario Sconcerti, andiamo a sentirlo. Icardi, cioè, non va scoperto stasera e non va scoperto per questo, Icardi è un grande giocatore, solo che viene da una storia che non so quanto potrà aiutarlo. Devo dire che si è segnato Icardi, ha segnato anche il suo avversario, per giunta sul passaggio suo, cioè Perisic, e peraltro hanno assegnato due gol la parte apolide dell'Inter, cioè quella che è fuori da questo tipo di beghe, cioè quella rappresentata da Gagliardini. È chiaro che la cosa va messa sul binario che dici tu, però mi viene da pensare credo che la vera domanda sia che cosa potrebbe essere l'Inter, che cosa sarebbe stata l'Inter in un campionato normale. La risposta non è entusiasmante. I 56 punti di oggi rappresentano il terzo posto più basso, almeno nelle mie ricerche, sono arrivato a 10 anni, poi non ho avuto il tempo di andare oltre. È una squadra che ha vinto una bellissima partita, ma resta una squadra a cui aggiungere molto. Abbiamo soltanto accennato, Pietro, il comportamento dei tifosi dell'Inter, ovvero qualcuno esultava, però i capi ultras hanno vietato, tra virgolette, di esultare al resto della curva presente a Marassi. Che comportamento è? E soprattutto in questo momento della stagione, con la telenovela che sembra indirizzata verso la fine, forse dovrebbe metterci giusto per 8 partite una pietra sopra anche il popolo nerazzurro. Ma io non penso che sia giusto dire che ci deve essere messa una pietra tombale da parte dei tifosi, anche perché i tifosi hanno subito il comportamento di Icardi in primis e poi della società nei confronti di Icardi, e il tifoso in questo senso poi è la curva, chi comanda la curva
diciamo che ha preso una decisione lenta, secondo me, magari poteva prenderla prima, però quella di osteggiare la permanenza di Icardi, che si è comportato effettivamente in modo comunque certo non sportivo nei confronti della propria tifoseria, nonostante tutte le dichiarazioni di Vandanara, siamo interisti, innamorati dell'Inter, ovviamente queste sono bazzecole, barzellette, perché chi è innamorato dell'Inter mai si permetterebbe di stare 50 giorni fuori per un battibecco con lo spogliatoio piuttosto che con la società. Detto questo, i tifosi se ne faranno una ragione, secondo me poi il primo gol non esultano, il secondo il terzo quasi, il quarto si esultano, cioè, quindi il calcio funziona con i risultati, con le vittorie e con gli obiettivi raggiunti. Se l'Inter dovesse andare in Champions trascinata dai gol di Icardi, penso che alla fine insomma tutto sarebbe rappacificato, però adesso è il momento della rabbia, è una rabbia comprensibile fino a che non sfocia nella violenza verbale piuttosto che quella fisica, come successe nel caso della moglie di Icardi con il sasso lanciato all'indirizzo della sua macchina, penso che sia lecito anche aspettarsi che non esultino. Quali sono, Raimondo, i rimpianti degli ultimi due mesi dell'Inter? Perché comunque sia, è vero che adesso il vantaggio per la Champions League è abbastanza, sono 4 punti sul Milan e quindi può stare tranquilla l'Inter almeno per qualche settimana, però c'è un'Europa League sfuggita e comunque sia ci sono stati tanti problemi. Sì, non è un vantaggio rassicurante, però è un vantaggio importante, questo sì, soprattutto per demeriti delle altre, possiamo dirlo, perché la Lazio contro la Spal è l'ennesima occasione fallita per dimostrare davvero di essere una grande, perché la Roma non si riprende più e ha pareggiato anche ieri con la Fiorentina, e perché il Milan ha subito uno stop abbastanza brusco nelle ultime 3 giornate. 2 sconfitte e un pareggio. Il rimpianto principale è l'Europa League, secondo me, perché l'Inter poteva tranquillamente dire la sua in quella competizione ed è arrivata alla doppia sfida con l'Eintracht nel modo peggiore possibile. La gara di ritorno a San Siro è stata una partita ridicola per come è stata interpretata, per come l'Inter ci è arrivata, per le sostituzioni, per Ranocchia centravanti, insomma tanti, troppi motivi. Ecco, quello secondo me è un rimpianto, perché poi i tifosi vogliono vedere una squadra che lotta per degli obiettivi, che lotta per delle coppe, per delle vittorie. Va bene la qualificazione in Champions League, tutto giusto e corretto dal punto di vista economico, è fondamentale, però non è quello che resta in bacheca. E l'Inter quest'anno poteva dire la sua in Europa League e secondo me l'ha gestita malissimo. Ha parlato anche dei rimpianti Tancredi Palmeri, sempre ai microfoni di Monte Carlo Sport, andiamo a sentirlo. Palletti ormai è incredibile, cioè avrebbe bisogno di un coaching comunicativo, perché non è possibile che si faccia irretire, perché tu lo vedi che lo schema è sempre lo stesso. Ci sono state alcune volte che lui è andato là preparandosi la cannonata perché aveva vinto il derby o altro, però la maggior parte delle volte lui va là in diretta e poi si fa irretire dalle domande, ma è assurdo, cioè come se fosse un allenatore di primo pelo, oppure come se avesse l'atteggiamento di chi è in uscita e allora se ne frega. Però in verità voi anche a Roma avete conosciuto questo suo aspetto nel secondo anno a Roma, nel secondo termine insomma, che ogni conferenza, ogni diretta diventava l'occasione per un rendere azione, per una resa dei conti nel momento in cui proprio non è necessario. Comunque, guardando al lato generale, verrebbe a dire: ma che diavolo si è fatta l'Inter? Perché veramente, se tu vedi l'innecessario dolore a cui è passata negli ultimi 2 mesi, è che comunque sia lasciata degli strascichi. Perché io, certo, onestamente, non riesco a credere che Icardi possa rimanere all'Inter. E guarda che popò di giocatore si perderà, a che prezzo. Davvero assurdo. Non si fosse messa le mani al collo da sola, l'Inter sarebbe probabilmente, anzi sicuramente, ancora in Europa League, e forse potrebbe anche fare preoccupare il Napoli per il secondo posto, però insomma alla fine poco ti cambia tra secondo e terzo. Però veramente un male innecessario, e questo è stato il meno, ripeto, il peggio deve ancora venire per l'Inter, perché in estate ci sarà da piangere, perché credo che perderà Icardi e credo che lo perderà a un prezzo nemmeno minimamente al valore a questo miglia. Ha parlato anche di Luciano Spalletti, Tancredi Palmeri, e della gestione del caso Icardi da parte di Spalletti, che ha lasciato a desiderare in alcune occasioni.
come valuti la gestione proprio di Spalletti e a questo punto con l'Inter in Champions e con l'addio di Icardi pensi che sarà Spalletti allenatore dell'Inter l'anno prossimo? No, penso di già che questa sia una decisione già presa, cioè Spalletti non sarà l'allenatore dell'Inter l'anno prossimo a prescindere da quali saranno i risultati e dalla partenza o meno di Icardi. Io credo che lui abbia deluso sotto il profilo delle anche dichiarazioni in qualche modo, penso che Suning e Zhang, anche lo stesso ragazzo giovane quanto vuoi, però comunque presidente, non abbia ben visto tutta questa polemica allungata, un po' dalla parte certo di Icardi che ci ha messo del suo tramite i social, tramite la moglie, però anche Spalletti secondo me l'ha gestita male, perché ha iniziato con la terza marcia innescata, poi ha dovuto frenare, poi retromarcia, cioè non ha avuto una grande coerenza anche nella gestione mediatica di un caso pesantissimo. Io penso che Spalletti sia stato, diciamo, anche un po' schiacciato da questo caso in un momento in cui lui pensava giustamente al campo, però lo sappiamo benissimo, il calcio moderno contemporaneo non si può sbagliare a livello mediatico, perché il pacchetto mediatico è quello che ti porta anche alle vittorie. Spalletti in questo caso secondo me ha subito l'onta di questo caso del capitano e quindi è uno dei motivi per cui poi pagherà con la partenza. Andiamo adesso a sentire le parole di Nicola Moruso, che ha parlato sia dell'Inter ma anche di Roma e Torino. Dell'Inter insomma mi aspetto di vedere comunque anche finalmente con la chiusura di questa telenovela Icardi che possa comunque tornare a far bene, perché Spalletti ha bisogno di un giocatore come Icardi per finalizzare, quindi credo che insomma sia arrivato il momento di chiudere un po' questa telenovela. Poi le altre, da Roma, anche è una squadra che può far bene contro chiunque, però anche lì ha problemi di personalità. Ranieri sta cercando di metterci del suo, ma i problemi non si risolvono così facilmente. Chi vedo veramente con grande attenzione e voglia di raggiungere finalmente un obiettivo importante è il Torino di Mazzarri, che è un allenatore che conosco molto bene. È un allenatore che secondo me è stato anche sottovalutato, ma ripeto, io per esperienza personale so come lavora, so che può arrivare veramente in alto con questo Torino. Cambiamo adesso argomento e passiamo alla Roma, un altro pareggio, un'altra partita senza vittorie per Claudio Ranieri, che può sorridere soltanto per l'ennesimo gol di Zaniolo. È una Roma veramente sempre più in difficoltà, Raimondo. Sì, è una Roma senza capo né coda, che ha sbagliato tutto in questa stagione, a partire dal presidente, sonerare Di Francesco, lo ripetiamo ancora una volta, stagione in corso, e non ha avuto senso perché non era lui il principale colpevole. Poi sono arrivate le dimissioni di Monchi e quindi oggi con la Roma in piena corsa Champions si parla del futuro allenatore, del futuro direttore sportivo, ma di fatto non si parla di quello che sta accadendo, che è decisivo anche per i programmi futuri della società, e quindi si vive di folate individuali, di giocate dei singoli, tra cui quelle di Nicolò Zaniolo, che è una delle poche note positive anche in questo momento così difficile. Non era scontato che un ragazzo classe 99 potesse comunque imporsi in maniera positiva, potesse essere uno dei leader di questa Roma, e lui è sicuramente uno dei giocatori da cui ripartire. Sono pochi i punti da cui ripartire per questa Roma, dobbiamo dirlo. Zaniolo secondo me dovrebbe essere sicuramente uno di questi. Ha fatto molto discutere il vedremo sul futuro di Nicolò Zaniolo, pronunciato proprio dallo stesso classe 99 nel post gara della sfida contro la Fiorentina. Ha rettificato poi sia il giocatore che il padre Igor, dicendo che lo stesso Zaniolo resterebbe a vita addirittura alla Roma. È un futuro però tutto da scrivere, non è ancora arrivata la firma sul rinnovo. Andiamo in redazione dal nostro Ivan Cardia, che ci fa il punto sul futuro di Zaniolo. Buonasera Lorenzo, vedremo. Così Nicolò Zaniolo, dopo la partita di ieri contro la Fiorentina, ha risposto a chi gli chiedeva novità sul rinnovo di contratto con la Roma, parole che poi il giovane centrocampista ha precisato nel corso della mattina di oggi, perché ha detto mi sono espresso male, parole che comunque sono abbastanza lontane da quelle che lui stesso disse alle Iene meno di 2 mesi fa,
quando spiegò di voler rimanere alla Roma per sempre. Sta di fatto che il rinnovo di contratto è in fase di definizione, è una trattativa anche abbastanza complicata. Oggi c'è stato un nuovo incontro tra il suo agente Vigorelli e la dirigenza giallorossa. Non è una questione di lunghezza del contratto, perché Zaniolo, arrivato in giallorosso dall'Inter in estate, ha un accordo fino al 2023. La Roma vuole allungarlo, portarlo fino al 2024, ma soprattutto si lavora sull'adeguamento. Zaniolo percepisce nella capitale un ingaggio attualmente da 700.000 euro all'anno, più o meno. Ne chiede molti di più. A gennaio ne chiedeva un milione e mezzo. Ora le ultime indiscrezioni parlano di una richiesta del giocatore alla Roma da 2,5 milioni di euro all'anno più bonus. La Roma vuole blindarlo, vuole convincerlo a rimanere e allontanare le tante sirene di mercato che lo stanno interessando, ma è ovvio che l'esplosione che Zaniolo ha avuto in questo campionato abbia delle ripercussioni economiche non indifferenti soprattutto a livello di spogliatoio, perché portare lo stipendio di Zaniolo a quelle cifre vorrebbe dire portarlo al di sopra di diversi altri contratti della Roma, per esempio di quello di El Shaarawy, ma anche di quello di Lorenzo Pellegrini e di quello di Cengiz Under. Tutti i giocatori che poi magari andrebbero a batter cassa dalle parti di Trigoria, quindi una trattativa complicata soprattutto per gli equilibri di spogliatoio della Roma. Stanno lavorando a questo, è ovvio che poi si inserisce in tutta una situazione in fase di definizione per la Roma, perché sappiamo che Baldini deve ancora scegliere chi sarà il nuovo mercato giallorosso. C'è Ranieri che per ora è l'allenatore, ma sicuramente non lo sarà nella prossima stagione, quindi sono tanti tasselli che devono andare a comporre un mosaico ben preciso. C'è anche quello di Zaniolo. Nella Roma uno stipendio da 2,5 milioni di euro all'anno sarebbe uno dei più alti, in altre squadre no, per esempio nella Juventus, dove quasi tutti i calciatori, ben 16 su 23, percepiscono più di quella cifra all'anno, quindi è ovvio che lì, in quel caso, non andrebbe a stravolgere gli equilibri. Sono fattori ovviamente da considerare. La Roma prova a blindare Zaniolo, ma il rinnovo è tutto da scrivere, in fin dei conti, probabilmente, anche se poi se ne è pentito di averlo detto, aveva ragione lui quando ha detto vedremo. E quindi sarà una trattativa molto complicata, Pietro, e sarà un'estate molto movimentata intorno a Zaniolo. Sì, secondo me sì, un po' perché sarà l'ambiente intorno a lui a spingerlo effettivamente a chiedere delle cifre alte, come diceva e raccontava giustamente Ivan, e un po' perché effettivamente è, insieme a Chiesa, il miglior giovane che c'è in giro per l'Italia, quindi la Juventus sarà sicuramente attratta da lui, saranno attratte da lui secondo me anche club all'estero, la Premier League, perché comunque all'inizio della carriera, cioè quando era ragazzino, la Fiorentina l'ha scartato perché era gracile. Ora vi sembra un giocatore gracile no. Adesso? Ecco, è un giocatore pronto anche per campionati più fisici, quindi ci sarà da divertirsi, insomma, per capire poi come andrà a finire. È chiaro che se la Roma vuole minimamente puntare a mantenere le prime quattro posizioni, non può lasciarsi sfuggire l'unico colpo alla Monchi che ha fatto l'ex direttore sportivo spagnolo. Avrà sicuramente un futuro assicurato in nazionale Nicolò Zaniolo, perché comunque Roberto Mancini lo ha già chiamato. Chi spera di averlo ancora è Andrea Belotti, Raimondo, che ieri sera ha deciso con una doppietta la sfida a distanza tra lui e Quagliarella, ma soprattutto la sfida tra Torino e Sampdoria, che valeva un pezzettino di Europa. È un segnale questo per Mancini, e è un Belotti che finalmente si sta riprendendo? È un Belotti che sta tornando. Ieri l'ha certificato con la sua doppietta. Era di fatto uno scontro decisivo per continuare a sognare il quarto posto o quantomeno la qualificazione alla prossima Europa League, e l'ha vinto bene il Torino. Vanno fatti i complimenti a Mazzarri per come è riuscito a plasmare questo Torino, perché da anni parliamo di un Cairo che costruisce squadre da sesto, settimo posto, però poi di fatto il Torino fallisce sempre questo appuntamento, e invece Mazzarri sta riuscendo a dare a questo Torino un'identità, un gioco, e sta riuscendo a ritrovare anche i singoli, perché Belotti nel girone d'andata ha fatto malissimo, pian piano si sta riprendendo, e se continuerà a segnare così, secondo me si riprenderà anche la nazionale. Siamo arrivati alla conclusione di questa nostra edizione del TMV News. Grazie a Raimondo De Magistris. Grazie a te. Grazie a Pietro Lazzarini. Buonasera a tutti. E grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.